Ed ora la nostra rubrica di segnalazioni, lo dico al TGR Abruzzo a cura di Umberto Braccili. Non sarà un'incompiuta, ci dice invece il presidente della GTM Michele Russo, la filovia sulla strada parco tra Montesilvano e Pescara. Anzi, sarà all'avanguardia. È un'opera pensata per i disabili o comunque per le persone anziane, per chi volesse salire con una bicicletta o con qualsiasi altro mezzo di supporto. A dire la verità, per ora non sembra. Russo ci dice che il cantiere è ancora aperto, ma la scorsa settimana abbiamo visto qualcosa di incredibile. Abbiamo accompagnato, in caso contrario rischiava di cadere dalla carrozzina, Claudio Ferrante di Carrozzine Determinate. Non ci credevamo, non si può costruire così un'opera che deve essere assolutamente senza barriere. Presidente, ma l'opera è stata costruita male, è costata 29 milioni di euro. Chi paga questi interventi chiesti dalla regione, dalla quale tra l'altro dipende la GTM? L'impresa laddove ha sbagliato dovrà correggere. Un contenzioso con la ditta potrebbe far slittare di tanto l'opera. Questo contenzioso non c'è al momento, perché nessuno diciamo, ha messo in discussione alcune le opere che si devono realizzare affinché l'impianto sia a norma secondo le leggi. Quindi l'impresa ha già preso atto che gli errori che ha eventualmente commesso li modificherà e non ci ha contestato. Entro un anno, ci dice il presidente Russo, l'opera sarà finita e sarà a portata di disabile. Gli errori saranno cancellati. Comunque, a nostro avviso, conveniva costruire bene prima il tutto. A martedì.